Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione, secondo me, molto importante, molto particolare, che a mio modestissimo parere va esplorata con molta calma. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice. La Juventus è coinvolta sistematicamente in qualsiasi altro tipo di scandalo continuo, ma fondamentalmente parlando la FIGC continua a sfruttarla. Ok, questo è letteralmente sfruttamento, la gente non se ne rende probabilmente neanche conto, ma è letteralmente sfruttamento e sono qua per parlarne insieme a voi, perché dobbiamo cercare di capire un pochino questa situazione qual è, perché veramente ragazzi, qui siamo veramente al delirio sotto tutti i punti di vista. Quindi ci sediamo insieme. Torniamo un pochino a parlarne tranquillamente, però prima di cominciare, quindi dobbiamo prima fare qualcosa, cioè tre cose molto semplici: iscrizione, il solito like, la solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non ovviamente non avete necessariamente, ovviamente, ragazzi, video, quindi praticamente li perdete. Se voi non attivate la notifica, le notifiche non vi arrivano praticamente mai. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei vari social. Questa è una cosa veramente importante. Allora, noi nella scorsa stagione abbiamo dovuto subire una serie di procedimenti senza senso da parte di gente che non sapeva fare niente, non era nemmeno, diciamo, capace di comprendere le cose, e non solo non era capace di comprendere le cose, aveva anche il coraggio, aveva anche le cose, diceva anche che noi facevamo cose sbagliate. Quindi ci hanno praticamente messo in un contesto in cui tutto quello che tu riuscivi a fare era errato, ok? E a distanza di un anno, la Juventus piano piano sta recuperando, insomma, sicuramente è una cosa lenta, quindi ci vorrà sicuramente del tempo. Però comunque piano piano la Juve recupera, piano piano la Juve rilancia, piano piano la Juventus riesce a fare la differenza da questo punto di vista. Quindi con il tempo noi torneremo ai nostri livelli, eccetera, eccetera. La FIGC invece cosa fa? La FIGC è coinvolta all'interno di un decadimento complessivo, di una sorta di buio totale che continua ad avvolgere il calcio italiano. Un buio totale che a mio modestissimo avviso è dato da dei dirigenti totalmente inadeguati che, per quanto mi riguarda, ragazzi, sono veramente di pessimo livello. Cioè, noi, nonostante passi il tempo, nonostante cambino gli anni, continuiamo ad avere nella FIGC gente totalmente che non sono solo incompetenti, ma sono anche troppo in là, secondo me, con l'età per gestire il calcio italiano. Dobbiamo fare un discorso diverso. Io mi prendo qualche secondo di riflessione per cercare di essere educato, perché se io volessi parlare senza censure, poi purtroppo non posso esprimermi in determinati modi, quindi purtroppo mi devo contenere. Quindi mi prendo una decina di secondi, qualche secondo di riflessione, di silenzio, per cercare di rimanere calmo di fronte a tutto questo. Allora, sapete dove non riesco a comprendere la realtà delle cose? Io dico, come si fa all'interno di un paese come l'Italia, che è un paese comunque pieno di cultura, piena di gente colta, perché comunque noi abbiamo, ripeto, la fortuna come paese di essere un paese che, se vuoi, puoi raggiungere risultati. Non siamo un paese, oddio, abbiamo sicuramente tanti problemi nostri, ok? Ma non siamo ancora diventati un paese disagiato a livello economico come molti altri paesi del mondo. Quindi siamo sulla buona strada di fallire totalmente. Però come paese ancora reggiamo leggermente il confronto. Allora io dico e ribadisco una cosa: ma come si fa in un paese del genere avere una federazione calcistica che, anziché, diciamo, di andare a valorizzare i prodotti principali del nostro paese, li va ad affossare? È qua che ti fa capire che la FIGC non ha importanza, cioè non gliene frega niente del calcio italiano. Perciò si parla di crollo, si parla di rottura, si parla di annuncio di rottura della FIGC, perché la FIGC giorno dopo giorno, anno dopo anno, crolla sempre di più. Si fa conoscere come quella che è un'istituzione che non ha senso, che non ha voglia, che non ha spirito. Cioè, come si fa a credere che il calcio italiano possa andare avanti con la FIGC? Allora tu, finché ti è stato bene,
finché hai goduto anche tu di tutto quello che tu potevi fare, sei stato in silenzio, bello tranquillo, e ti sei messo praticamente a non fare niente, perché tanto il calcio italiano non eri tu che lo facevi crescere, ma era una squadra che ti portava ad alti livelli. Perché questo è. Nel momento in cui tu però hai dovuto favorire gli amici e quindi favorire gli amichetti, alla squadra che ti ha fatto, che ti ha portato avanti per anni, l'hai tradita e sei andata con. Ma la FIGC è sempre stata questa. La FIGC è sempre stata questa, è sempre andata contro la Juventus. Io da quando ho memoria di questa cosa, la federazione, la FIGC, quindi questa cosa, questo contesto, è sempre andato contro la Juve. Perciò io non sopporto la gente che parla di Juventus, che è, però la Juve ha fatto questo, la Juve ha fatto. La Juve nei confronti della FIGC non ha mai fatto niente di particolare. Quindi la gente se deve fare un po', la gente deve cominciare a studiare. Capito? Prima di parlare male della Juve e di dire inesattezze sulla Juve, la gente deve cominciare a studiare un po' di storia calcistica, che ci sono libri grossi così che se possono leggere, leggeteli nel tempo libero, studiarvi un po' di storia calcistica e cercare di capire che la Juventus è sempre stata per l'Italia qualcosa di diverso rispetto alle altre squadre, perché questo è un problema che nasce da loro, non da noi. È un problema che nasce da loro, non da noi. Allora, mo, un conto è che tu sei ridicola. È sempre stata, la FIGC è sempre stata lì. Un conto è che tu cerchi di fare che cosa? Cioè, tu quello che hai fatto l'anno scorso ti sembra una cosa normale? Tu ritieni che quello che tu hai fatto l'anno scorso sia una cosa normale? Ritieni attualmente quali sono le colpe della Juventus nella problematica, nelle situazioni relative, nelle cose relative all'anno scorso? Quali sono le colpe della Juventus? Quali sono? Vedi colpe della Juventus da qualche parte? Ci sono state delle conferme su colpe della Juve? Hai scoperto qualcosa di nuovo sulla Juve? E allora che cavolo stai a dire? Ma di che cavolo stiamo a parlare? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Allora, gente corrotta come loro, perché questa è gente corrotta che non ha niente a che vedere con la realtà delle cose, questa è gente che non sa, che è gente mafiosa, va bene ragazzi? Mi dispiace utilizzare questo termine, mi dispiace veramente perché la mafia è una cosa seria, fondamentalmente parlando, quindi è una cosa che sicuramente non merita di essere coinvolta nel calcio, perché la mafia è una cosa molto più seria del calcio, ma a livello di comportamento questa è una cosa mafiosa, capite? Ovviamente non è paragonabile alla vera mafia, quello è un altro discorso, ma questa è una cosa mafiosa. Chiara e tonda, capite qual è il discorso? A me dà fastidio il fatto che no, alcune volte non si capisca questa cosa, come se noi juventini fossimo folli a dire queste cose, come se loro fossero onesti, capite qual è il discorso? E tu hai praticamente in questo anno intero di indagini che hai fatto, no? Perché in questo anno intero di indagini che hai fatto, tu se vuoi sapere che hai fatto di straordinario? Tu di straordinario nei confronti della Juve, cosa sei venuto a sapere? Cioè, che è cambiato dall'anno scorso a quest'anno? Niente. Perché tu non c'hai mai avuto niente. Tu sei sempre stato un mafioso. Sempre la siamo. Voi siete stati, voi della FIGC, mafiosi. Punto. Perché non avevate niente prima? E non avete niente nuovo. E allora? Allora io, il calcio italiano, a me non me ne frega niente del calcio italiano. La gente certe volte mi ha criticato e mi ha detto no, tu devi essere coerente, devi essere a favore del calcio italiano, perché il calcio italiano deve arrivare agli stessi livelli di prima. E come ci arriva agli stessi livelli di prima? Se la maggior parte delle società sono una banda di rincogli, di rimbambì, non ce ne sta uno, una decente di società che lavori come si deve. C'eravamo solo noi e loro ci dava fastidio che ci stavamo noi. Io mi devo preoccupare del calcio italiano. A me del calcio italiano non me ne frega niente. A me del calcio italiano non me ne frega niente. A me dispiace che questa cosa venga vista come una cosa negativa, ma uno juventino vero, una persona che tifa la Juventus e che sa cosa vuol dire la Juventus, non ha interesse nel calcio italiano, ha interesse nella Juventus. Punto. Calcio italiano, inteso come movimento, non siamo noi che dobbiamo metterci qui a lavorare, sono loro che devono lavorare, non noi. Noi ci dobbiamo guardare, noi dobbiamo lavorare per la Juve, non dobbiamo lavorare per il calcio italiano. Cioè, ma qui abbiamo raggiunto un livello di follia veramente impressionante, ragazzi. Qui c'è la follia più totale. C'è la follia più totale. La gente crede che noi facciamo bene ogni volta, no, perché la Juve è sempre stata contro il calcio. Ma la Juve è sempre stata contro cosa, ragazzi? Ma di che cosa si sta parlando? Cioè, ma di che cosa stai parlando? Ma qui c'è gente che fuma veramente qualcosa di pesante.
Cioè, ma contro che cosa? Perdonatemi. Che siete una banda di falliti e parlate della Juventus, perdonatemi. Cioè, la gente in Italia ti fa squadre da falliti e poi parla della Juve. Ma di che si parla? Di cosa stiamo parlando? Ma ringraziate che non prenda. Non ve mando a quel paese una alla volta. Perché veramente voi che andate contro la Juve avete un livello di espressione, una capacità di ragionamento pari a niente. Cioè, io veramente ho problemi nel comunicare con sta gente qua, perché non riesco neanche a farmi capire da sta gente qua, perché questa gente sa solo andare dritto come i cavalli, non sa fare altro. Boh. E mi devo pure sentire dire le cavolate sulla Juve, sulla FIGC e tutte le cavolate che sento tutti i giorni, per non dire, lasciamo perdere, guarda. Lasciamo perdere, non lo so. Non lo so, io veramente. Fatemi sapere un pochino nei commenti.